Cala il sipario sul torneo di calcio giovanile Benvenuti al Sud, svoltosi nel weekend tra Castellabate e Capaccio Pestum. Tanto sano divertimento per i ragazzi e i loro accompagnatori che hanno partecipato al torneo organizzato dal portale Tutto Tornei, punto di riferimento in Italia nello sviluppo del turismo giovanile votato allo sport. Siamo contenti di essere tornati dopo due anni veramente difficili dove i ragazzi, al di là dello sport, hanno vissuto dei momenti difficili. Però dai, è passato il momento buio, ci sono molti ragazzi adesso in questa manifestazione che è tornata dopo due anni ed era qua, soprattutto nella zona del Cilento, di Castellabate, di Pestum, era un punto di riferimento proprio per lo sport e per il divertimento, per i giovani sportivi. Un bel format con tante squadre provenienti da diversi posti, tanti accompagnatori, insomma si coniuga lo sport con il turismo. Sì, noi facciamo della Tutto Tornei, siamo ovviamente il nostro portale che si affaccia un po' in tutta Italia, organizzando degli eventi che partono da Viareggio col basket, qua nel Cilento con calcio e basket, e nella penisola sorrentina. Stiamo avendo belle soddisfazioni perché società che erano nostri amici degli anni scorsi sono ritornate e più si sono aggiunte nuove realtà del panorama sportivo italiano. Quindi siamo contenti e speriamo che vada sempre meglio. Giro Pepe, allenatore del Mater Dei, al torneo Benvenuti al Sud. Al di là del risultato, conta partecipare e divertirsi, mister? Assolutamente sì, è una gran bella esperienza. I ragazzi si stanno divertendo e comunque conoscono altre realtà oltre a quelle, diciamo, della loro città, ed è un bel avvenimento che stiamo facendo. Cosa rappresenta per voi partecipare a queste iniziative? Cosa dite ai ragazzi prima di prendervi parte? Esperienza unica. Ogni volta che si fanno tornei del genere crescono non solo nel campo, anche nell'hotel, nel ristorante, fanno gruppo e gli danno quella piccola maturità in più che poi li fanno diventare un po' più grandi. Un weekend con poco sole, ma allo stesso tempo è comunque un'occasione per godersi le bellezze naturalistiche del Cilento. Assolutamente, abbiamo preso un hotel che ci fa vedere tutto il golfo, dove giri vedi bello, mare, montagne, bello bello bello, assolutamente. Poi ci sono anche molte altre attrazioni che il tempo conta relativamente poco. Tanto affetto, tanto entusiasmo, l'abbiamo visto anche dall'abbraccio finale. Queste sono le belle immagini che fanno piacere a tutti noi, fanno bene al calcio. Ma al di là di tutto, credo che la Polisportiva Santa Maria abbia un settore giovanile di grande livello, che persegue dei principi di educazione, di lealtà, di onestà. Basta vedere il conteggio dei ragazzi, noi ne abbiamo 18, si gioca a 6, devo fare 3 squadre, mentre le altre squadre vengono a giocare a 7 o 8, si gioca a 6 più il portiere, e questa è la mentalità della Polisportiva Santa Maria.